giustifica. E noi ora chiudiamo con la conferenza che il ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi ha tenuto a Roma di fronte a una platea di studenti in cui ha parlato di volontariato e di tutela del nostro patrimonio artistico. C'è stata per noi Alessandra Di Tommaso. È la nostra bellezza, la nostra storia, ma rappresenta anche il nostro futuro. È il patrimonio artistico e culturale del bel paese che va curato, tutelato e incentivato, anche e soprattutto in questi momenti difficili. È l'ottica in cui si inseriscono iniziative come questa, una serie di incontri e lezioni per sensibilizzare i ragazzi a tutto ciò che è cultura nel nostro paese. Si tratta di far capire forse meglio come questa tutela riguardi il loro futuro e come la tutela possa essere davvero attuata anche in modo nuovo. Direi forse l'amore per il bene culturale è un segno della speranza che il giovane deve avere in sé, nel proprio domani, nel proprio paese. 10.000 in tutta Italia gli studenti che hanno partecipato al progetto nato dalla collaborazione del Ministero dei Beni Culturali con quello dell'istruzione. Un laboratorio di idee, un modo per mettere al centro dell'attenzione giovanile la cultura e far sì che crescere significhi anche amare ciò che di bello possediamo. Avendo il patrimonio, un patrimonio così grande possa rappresentare il futuro della nostra nazione anche da un punto di vista economico. Penso che sia indispensabile appunto incentivare sempre più questi progetti sui beni culturali, sulla cultura, perché è proprio quello che deve appartenerci più di tutti.